7.18 D'Ambrosio, identico 7.37 Scotto. Favorevole. 7.43 Artini. Contrario. 7.44 Toninelli. Favorevole. 7.32 Centemero. Contrario. 7.7 Costantino. Favorevole. 7.110 D'Ambrosio. Favorevole. 7.23 Fraccaro. Favorevole. 7.112 Scotto. Favorevole. 7.114 Giorgis. Favorevole. 7.45 Artini. Chiedo scusa Presidente, il 114 sì. Non era frutto di riformulazione? Sì. Dico favorevole alla riformulazione che comprende 7.114 e 7.115. Perfetto, d'accordo. E il 7.45 Artini. Mi rimetto all'Aula. Grazie. Prego. Adesso andiamo al collega Sisto. Grazie Presidente. Allora. Manteniamo la stessa linea di lettura del provvedimento, contraria alle complicanze codificate e non che rendano difficile l'approccio alla politica e al governo. E in questa chiave 7.17 contrario, 7.20 parere contrario, 7.22 e 102 contrario, come il 7.21. Pagina 8, se riesco a girare. Contrario 7.6 Costantino, favorevole al 7.33, dove diamo una idea delle ragioni del meccanismo molto più specifiche. Abbiamo ritirato il 7.31, anche qui sul 7.28 con parere favorevole facciamo riferimento ad uno specifico atto per dare concretezza all'ipotesi di conflitto. Contrari al 7.46, favorevole al 7.8 e al 7.30 Parisi, Sisto, per la stessa ragione. Si tratta di individuare la maggiore incidenza della norma. 07.400 parere favorevole, anche qui la pubblicazione la riteniamo non giustificata allorquando non vi è certezza del provvedimento da un punto di vista del suo consolidamento normativo. 7.400 ci rimettiamo all'Aula. 7.34 favorevole, 7.105 parere contrario, 7.106 non è segnalato, 7.5 contrari, 7.18 7.37 contrari, come pure al 7.43 Artini e al 7.44 Toninelli. 7.32 anche qui è un parere favorevole perché ci preoccupiamo della incidenza del vantaggio economico su una ristretta categoria e chiediamo la soppressione di questa parte. 7.7 Costantino, 7.110 pareri contrari, 7.23 contrario, 7.112 contrario, come pure al 7.114, 7.115 riformulato, perché riteniamo che non sia ben specificata la materia della impugnativa nei soggetti che anche dagli atti individuali possano aver avuto un pregiudizio o un vantaggio. Si parla di scadenza del termine di cui al periodo precedente senza individuare le modalità di comunicazione ai soggetti e la decorrenza della impugnativa. 7.45 parere contrario. Grazie onorevole Costantino. 7.17 Fraccaro. Ci rimettiamo all'Aula. 7.20.40 favorevole. 7.22 Fraccaro, identico 7.102 da Torre. Favorevole. 7.21 Scotto. Favorevole. 7.6 Costantino. Favorevole. 7.33 Centemero. 7.33? Sì. Contrario. Sisto, scusi. Contrario. 7.28 Sisto. Contrario. 7.46 Costantino. Favorevole. 7.8 Parisi, 7.30 Sisto. Contrario. 0.7.400.1 Sisto. Contrario. 7.400 della Commissione. Favorevole. 7.34 Centemero. No. 7.34 pagina 11. Sì.